Stimato Fantozzi ragionier Ugo, matricola 1001-bis, sono un lavoratore e le scrivo dal 2017. 30 anni dopo il suo pensionamento dalla mega ditta Ital Petrol Ceme Termotessil Farmo Metal Chimica. Questa mia per raccontarle come vanno le cose e con una certezza di fondo. Chissà come le sembrerà mostruosamente diversa l'Italia vista da qui. Ma andiamo con ordine. La politica è molto cambiata. Ci siamo lasciati alle spalle la prima repubblica, quella delle ideologie, eppure la seconda, quella di riciclati e corrotti. Grazie ad internet siamo finalmente molto informati, così informati da diventare confusi. Insomma, non sappiamo per chi votare e spesso ci viene voglia di mandarli un po' tutti a fanculo. Sballottato da tutte quelle informazioni e campane discordanti, andò presto nel pallone più completo e cominciò a soffrire di allucinazioni audiovisive. Digiuna con me, compagno Fantozzi, sarà una straordinaria dimostrazione per questi truffaldini partitocratici. Li hai provati tutti, ti chiedo di provare anche noi. Ti assicuro che non siamo secondi a nessuno. Cioè... Tutti i partiti, carissimo Fantozzi, continuano a prometterle miglioramenti economici che non ci sono mai stati e non ci saranno mai, ecco. Mai. Occupato? Ma cosa sta facendo? Sto votando! Ah, bene. Anche sul piano internazionale il nostro paese non se la passa benissimo. Pensi un po', siamo diventati servi economici della Germania, che appena può ci bacchetta sulle nocche. Ecco. Basta fegando mal! Italiani sempre rumore, sempre cantare, chitarra e mandolino! Silenzio! Qui dormire, tedeschi noi! Se non farai espellere da campi! Noi tedeschi, noi italiani mandolino! Zitto! La smetta con quel mandolino, altrimenti ci cacciano! Il mondo del lavoro si è trasformato. Il posto fisso non esiste più, tranne per i dirigenti, che grazie a scambi di favori e raccomandazioni continuano a prosperare in una sorta di struttura piramidale. Ma questo non so se lo può capire. Impiegato di settima, scrivanie in mogano, poltroncine in scaio finta pelle, telefono pianta di ficus, simbolo del potere. Impiegato di quinta, lampada di opalina, piano di cristallo, naif jugoslavo alla parete, due piante di ficus. Impiegato di prima, quattro piante di ficus, tre telefoni, dittafono, sei quadri naif, tappeto e moquette per terra. Era arrivato fino alla soglia della dirigenza, vale a dire serra di piante di ficus e poltrona in pelle umana. Anche la meritocrazia purtroppo stenta a decollare, a vantaggio di chi, con metodo e costanza, ha imparato a leccare i culi. È un bel direttore! Sì, una meravigliosa persona! È un santo! Un apostolo! Evviva il nostro direttore! Evviva! Evviva! Pensi che a chi protesta dicono che c'è la crisi e la nostra società è sempre più divisa fra poveri senza speranza e ricchi che ostentano il proprio lusso, sbocciando e ballando sui social network. Riso al forno con pomodorini di guarnizione. I pomodorini hanno questa tragica caratteristica. Fuori freddi, dentro palla di fuoco a 18.000 gradi! E questo me lo pappo io! Beh, certo, non tutti sono disposti a subire passivamente l'andare delle cose, ma quasi nessuno ha il coraggio di protestare apertamente. Si usano identità fittizie in rete che ci permettono di dire ciò che vogliamo, protetti dall'anonimato. Oh, e allora forza! Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta. Patata, patata. Apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora tingiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado. Non capisco. Faccio l'accento svedese. Lo sa fare? Lo faccio, va bene, va bene, va bene. Nella conca svedese. Muovi. Fantozzi, è lei? Ma nonostante tutto, riusciamo ancora a sentirci uniti come popolo, fieri della nostra nazione e del tricolore, soprattutto quando gioca la nazionale di calcio. Palo! Ma Ugo, dove vai? Torni, papà! Si ripartono ancora una volta, si avvicinano all'area di rigore inglese, arrembaggio degli azzurri, salto di Antonioni che quasi si arrampica sulla schiena di McKinley. Scusi, chi ha fatto palo? Colpito da McKinley. La nostra lingua invece si sta via via deteriorando. Lo chiamano analfabetismo funzionale, ma a me continua a sembrare ignoranza bella e buona. La gente sbaglia ad usare le H, mette le K al posto delle C, coniuga male i verbi. Lo so, le sembrerà assurdo che nel terzo millennio un italiano non conosca l'italiano. Allora, ragioniere, che fa?
batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo. Sì. Aspetti. Ma per fortuna, l'estate è alle porte e ognuno di noi, nel bene o nel male, si prepara per le vacanze. Certo, i soldi sono pochi e dobbiamo accontentarci di litorali non proprio da sogno e spesso rovinati dalla spazzatura. Ehi, come va la pesca miracolosa? Bene, bene, ne abbiamo già presi 8, tutti dello stesso tipo, belli grassi. No, no, 9! Ma che topi e topi, per favore, ragione il Fantozzi, non ci si metta anche lei. Esiste il pesce cane, il pesce gatto e il pesce ratto. Possono piacere o non piacere, su questo io non discuto. Ad ogni modo, a me la grigliata di pesce ratto piace da morire. Ad ogni modo, lei lo ha detto, buttiamo a mare questa grazia di Dio. La destinazione però non è importante, l'importante è arrivarci in forma, essere adeguati alla cosiddetta prova costume. Così, negli ultimi mesi, ci siamo messi di buzzo buono per perdere qualche chilo, con un po' di attività fisica o affidandoci a diete miracolose. Fantozzi abbandonò l'idea dello sport, ma non la decisione di dimagrire. Scusi. Dato che non ho ancora fatto colazione, mi può dire gentilmente in che cosa consiste il vitto? Niente, i primi 10 giorni di digiuno assoluto, né mangiare né bere. Ma scusi, ma allora il bugliolo a cosa serve? Insomma, stimato Fantozzi ragionier Ugo, come avrà senza dubbio notato, in Italia è cambiato tutto per lasciare tutto come prima. Ed è per questo che servilmente la saluto e la ringrazio, ricordando com'era umano lei.